Per quanto riguarda il ruolo di Maria nella missione pubblica di Gesù, Maria, pur essendo sapientissima, resta al suo posto, essendo per Gesù e anche per gli apostoli di aiuto, di sostegno e di conforto. Non oltre, lo precisa lei stessa in diversi capitoli, sottolineando il fatto che il massimo che ella si spinse a fare fu dare qualche consiglio o intercedere per qualche infelice, ma lo sottolinea la Madonna stessa in alcuni suoi commenti dettati a Maria Valtorta, non andò mai oltre. Se Gesù e Maria si comportarono così, vuol dire che era giusto comportarsi così. Ad esempio, era Gesù a decidere quando sua madre e le discepole potevano andare da qualche parte con lui e con gli apostoli. In diversi capitoli si evince che Gesù portava con sé e con gli apostoli sua madre e le discepole o in occasione delle feste, oppure quando venivano allestite mense per i poveri. Per chi non ne fosse a conoscenza, Lazzaro, figlio di Teofilo e molto benestante, per fare del bene, ma anche per dare gioia al suo amatissimo maestro, nei suoi vasti giardini allestiva ogni qualvolta possibile, compatibilmente con gli spostamenti di Gesù dovuti alla sua missione, Lazzaro organizzava mense per i poveri e le discepole si occupavano di allestire adeguatamente le mense con l'aiuto dei serventi di Lazzaro. Oppure Gesù portava con sé Maria e le discepole quando, sempre nello svolgimento della sua missione, quando lui e gli apostoli dovevano recarsi in qualche luogo particolarmente bello da vedere e che Maria e le discepole non avevano mai visto. Qualche volta Maria si è spinta a chiedere se poteva andare con lui in un determinato luogo, se poteva andare con lui in un determinato luogo dove il figlio stava per recarsi. Ma se Gesù le rispondeva che non era il caso, perché c'era pericolo o perché era un luogo disagiato, la Madonna non insisteva. Fidandosi pienamente di Gesù, ella sapeva perfettamente che se Gesù diceva che in quel caso non era possibile portarla con sé, egli lo faceva non certo per disamore o per egoismo, ma sempre per tutelarla al meglio. Lo stesso dicasi delle discepole, che giustamente mai si sarebbero sognate di pretendere da Gesù ciò che sua madre stessa non pretendeva. E Gesù, dal canto suo, amando moltissimo la madre e amando molto le discepole, cercava di farle felici quanto più spesso poteva, e i suoi occhi brillavano di gioia, pregustando di volta in volta le occasioni in cui egli poteva portarle con sé e con gli apostoli e dare loro gioia. Sia la Madonna, sia le discepole, oltre ad occuparsi delle mense, delle vesti, eccetera, in attuazione delle parole di Gesù, cercavano di beneficare quanto più potevano i poveri, gli orfani, le vedove, eccetera. Non di rado era Gesù stesso che affidava loro compiti specifici in tal senso. Ad esempio, Gesù affidò diversi bambini orfani ad alcune delle sue discepoli benestanti e che non potevano avere figli. Ed esse ne furono doppiamente felici, sia per i figli avuti in adozione, sia perché facendo ciò
Esse sapevano di far felice il loro amatissimo maestro. In qualche caso, addirittura Maria Santissima ospitò per qualche tempo nella sua casa di Nazareth qualche donna che si trovava in una situazione di grave disagio. E poi Gesù le diceva come regolarsi per il prosieguo riguardo alla persona bisognosa ospitata. Alle nozze di Cana, Maria, pur essendo ospite, dopo il suo arrivo si leva il manto e aiuta a finire i preparativi della mensa. Maria Valtorta la vede andare e venire aggiustando i letti sedili, raddrizzando le ghirlande di fiori, dando migliore aspetto alle fruttiere, osservando che nelle lampade vi sia l'olio. Gesù arriva dopo, insieme a Giovanni e a Giuda Taddeo. Quando Gesù entra, Maria lo saluta rispettosamente e con grande affetto, ma senza espansioni palesi. Gesù sale a fianco della madre e seguito dai discepoli e dai padroni di casa, entra nella sala del convito, dove le donne si danno da fare ad aggiungere sedili e stoviglie per i tre ospiti. Inaspettati, mi sembra, dice Maria Valtorta. Scrive Maria Valtorta. Direi che era incerta la venuta di Gesù e assolutamente imprevista quella dei suoi compagni, precisa Maria Valtorta. Gesù prende posto alla tavola di centro con lo sposo, la sposa, i parenti degli sposi e gli amici più influenti. Meno le rispettive madri degli sposi e meno Maria, nessuna donna siede a quel tavolo. Tutte le donne sono, e fanno baccano per cento, all'altra tavola contro la parete. E vengono servite dopo che sono stati serviti gli sposi e gli ospiti di riguardo, scrive Maria Valtorta. Gesù è seduto vicino al padrone di casa e ha di fronte Maria, la quale siede a fianco della sposa. Evidentemente si tratta di un'occasione speciale, ma generalmente Maria e le discepole mangiavano a parte, come era usanza del tempo, e non sedevano a mensa con gli uomini. Anche nelle sinagoghe le donne non stavano in mezzo agli uomini. D'altronde, anche nel mio luogo d'origine, fino agli anni 70 più o meno, in chiesa le donne stavano da una parte e gli uomini dall'altra. Quindi, nell'Evangelo Valtortiano è riportato che nelle sinagoghe le donne stavano da una parte e gli uomini dall'altra. Salvo celebrazioni di famiglia, ad esempio in occasione della presentazione al tempio dei neonati della famiglia, in occasione delle nozze, eccetera. In quelle celebrazioni particolari di famiglia, i parenti stavano tutti assieme. In occasione dell'ultima cena, Maria Santissima non era a tavola con Gesù e con gli Apostoli. Mentre Gesù istituiva la Santissima Eucaristia nel corso dell'ultima cena, Maria si trovava in una stanza attigua, insieme a Maria Maddalena e a Marta, sorelle di Lazzaro. Per chi non ne fosse a conoscenza, nell'Evangelo rivelato a Maria Valtorta è detto con la massima chiarezza che Maria Maddalena era la sorella di Lazzaro. Quindi Maria si trovava in una stanza attigua insieme a Maria e a Marta. Dopo aver dato il pane e il vino consacrati agli apostoli, Gesù prende un tredicesimo pezzetto di pane, prende il calice ed esce per qualche minuto dal cenacolo, recandosi nella stanza attigua per portare il pane e il vino consacrati alla madre, come specificato da San Giovanni Apostolo nel testo.
Nel testo valtortiano non è specificato se Gesù porge il pane e il vino consacrati anche a Maria e a Marta, oltre che a sua madre. Maria Valtorta non vede la scena nella stanza vicina, per cui non specifica se Gesù ha diviso il pezzetto di pane dandone anche alle due sorelle di Lazzaro. Quindi, durante l'ultima cena, Maria Santissima non era a mensa con Gesù e gli Apostoli. Era nella stanza accanto, insieme a Maria e a Marta. Infine, nel capitolo in cui a Maria Valtorta viene mostrata una delle prime celebrazioni eucaristiche dei primi cristiani, avvenuta pochi giorni dopo la Pentecoste, proprio nella stanza in cui fu consumata l'ultima cena, anche in quell'occasione le donne e gli uomini sono in due gruppi diversi. Nella stanza vi sono uomini e donne di tutte le età. In un gruppo di donne, presso il tavolone ma in un angolo, è Maria, la madre, circondata da Marta e Maria di Lazzaro, da Maria d'Alfeo, la cognata, da Maria Salome, madre degli apostoli Giacomo e Giovanni, e da molte delle donne discepole, compreso il gruppo delle romane convertite, che Gesù aveva guarite, consolate, evangelizzate, fatte pecorelle del suo gregge. Fra gli uomini vi è Lazzaro, Nicodemo, Giuseppe d'Arimatea e molti discepoli, tra i quali sono Stefano, i pastori e molti altri. E vi è anche Longino, non in veste militare, ma come fosse un cittadino qualsiasi, con una lunga e semplice veste bigiognola. Poi altri, che certo sono entrati nel gregge di Cristo dopo la Pentecoste e dopo le prime evangelizzazioni degli Apostoli, scrive Maria Valtorta. Pietro inizia a parlare, evangelizzando e istruendo i presenti. Dopo che Pietro ha finito di parlare, scende dallo sgabello su cui era salito, passa dietro al tavolone che è nella stanza e attende. Vengono mostrate ai presenti alcune delle reliquie del Signore, poi vengono intonati dei salmi. Dopodiché Pietro procede alla consacrazione del pane e del vino, aiutato da Giacomo e Giuda d'Alfeo, cugini di Gesù, e da Giovanni. Il pane e il vino vengono distribuiti prima a Maria Santissima e poi agli altri. Quando tutti coloro che chiedevano di cibarsi dell'Eucaristia sono accontentati, gli apostoli consumano il pane e il vino rimasti. Indi cantano un altro salmo o inno, e dopo di questo Pietro benedice la folla, che dopo la sua benedizione lentamente se ne va. Maria, la madre, che è sempre rimasta in ginocchio durante tutta la cerimonia della consacrazione e della distribuzione delle specie del pane e del vino, il che conferma pienamente che la Santissima Eucaristia va ricevuta in ginocchio, Maria si alza in piedi e va al cofano che contiene le reliquie. Si curva e tocca con la fronte il piano del cofano, dove sono deposti il calice e il piattello usati da Gesù nell'ultima cena, e depone un bacio sull'orlo di essi. Un bacio che è anche per tutte le reliquie lì raccolte. Poi Giovanni chiude il cofano e restituisce la chiave a Maria, che se la ripone al collo. Maria Santissima, quindi, non era ministrante nell'ultima cena, né era ministrante in una delle primissime celebrazioni eucaristiche presiedute da Pietro, piaccia o meno.
Quelle donne dei nostri tempi che si distaccano dal luminoso esempio di Gesù e di Maria, osando superbamente pretendere ciò che non dovrebbero pretendere, ossia celebrare la Santa Messa, i sacramenti, eccetera, dovranno debitamente renderne conto a Dio. In un altro capitolo dell'Evangelo rivelato a Maria Valtorta, Gesù ha specificato chiaramente che le donne all'interno della Chiesa, parole testuali, hanno altri compiti non meno importanti. Hanno altri compiti non meno importanti. Queste sono le parole di Gesù al riguardo, piaccia o meno. In conclusione, pur avendo Gesù valorizzato le donne come nessun altro, tanto che fu accusato più volte di trasgredire la legge in questo senso, tuttavia non ha mai calpestato le disposizioni iniziali del Padre Eterno. Egli ha semplicemente corretto qualche stortura sopraggiunta nel tempo a causa della dura cervice umana, come nel caso dell'adultera e della samaritana. Infatti egli ha precisato: non vengo ad abolire la legge, ma vengo a portarla a compimento. Gesù non ha mai calpestato la volontà del Padre, nemmeno riguardo al ruolo della donna, creata da Dio affinché sia di aiuto e di conforto all'uomo. E l'uomo è tenuto ad amarla e rispettarla, perché Dio così ha stabilito e così vuole che sia fatto. E chi non lo fa dovrà debitamente renderne conto a Dio, volente o nolente. Qualcuno potrebbe obiettare che ora i tempi sono cambiati. Obiezione stolta, perché l'esempio della Sacra Famiglia è valido per tutti i tempi. Se Dio ha stabilito così, vuol dire che è bene sia fatto così. D'altronde, molti conflitti nascono proprio perché tutti vogliono decidere. Tutto fai con fine di bontà, dice Maria Santissima nel capitolo che precede la resurrezione di Gesù. Se lo ha detto lei in quelle ore tremende che precedettero la resurrezione di Gesù, dobbiamo dirlo anche noi, anche se non sempre è facile, si sa. Tutto Dio fa con fine di bontà, anche quando a noi non pare.